Ciao ragazzi, sono Luigi e oggi vi parlerò del mio preferito Bro Barba della Pino. In passato già ho fatto dei video al riguardo dei Bro Barba, perché comprai una collezione di piccole bottiglie per provare ognuno. Un vestito Bro Barba molto classici, molto. Io ho preso la linea classica, non quella recenti, ispirati al mondo degli alcolici, ok? E, diciamo, tra insomma, tutta la linea classica delle fragranze del passato della Pinot, ok? Di cui alcuni mi sono piaciuti abbastanza, alcuni un po' di meno, ecco. E tra tutti quelli che mi sono piaciuti, ci sono alcuni che avevo avuto anche al di fuori di questo, però quello che più mi ha colpito di tutti e che più penso tornerò a prendere più spesso è questo qui. Questo è il Clubman Special Reserve, che dopo barba ma anche una colonia, volendo, si può usare anche come profumo di giorno, vabbè, in alcune occasioni penso, perché non di tutti i giorni, specialmente non in periodi di alta temperatura alta, ecco. Gran calore, ecco. E niente, questo Clubman Special Reserve è un profumo molto simile al classico Clubman, che è un profumo da arcade, un profumo da barbiere, ecco, uno dei più classici, non tanto per noi italiani, ecco, forse più per mercato inglese, francese, insomma, questo tipo di mercati un po' più selettivi di alcuni prodotti, però questo diciamo che Credoman è un prodotto comunque internazionale abbastanza utilizzato e ha una serie di prodotti sempre legati per negozi da barbiere, ecco, come per esempio pomate, shampoo, talchi e il loro barba e anche i tonici per capelli, che io ho avuto quasi tutti i tonici più classici della Clubman, come per esempio ho ancora il Eau de Quinine, ho avuto Eau de Portugal e anche il classico, diciamo quello con la fragranza del classico Clubman, ecco. Tutti buoni prodotti, forse quello che mi è piaciuto di più è l'Eau de Quinine, perché ha un odore un po' più intenso, però su per giù hanno tutti una buona qualità, una buona riuscita, ecco, come prodotti. E questo qui per me è Dolce Barba più interessante, no? Anche perché a me piacciono questi due un po' più mascolini, un po' più permeanti e un po' più classici. Diciamo che questo è il Special Reserve, una caratteristica che, diciamo, ripete le basi del classico prodotto Clubman, però ha qualcosa in più, è un po' più intenso negli odori, ha, diciamo, è taccato, però ha una nota di cuoio forse, ma anche di muschio di quercia, cioè qualcosa di un po' più, anche di qualcosa di liquoroso anche in questo profumo, ecco, diciamo. Una nota florale un po' più distinta, ecco, che nel classico, diciamo, nel classico ha una freschezza maggiore rispetto a questo. Questo invece ha questa nota nobile che è un po' più sentita e lo rende molto speciale, specialmente, come ho detto, nei periodi più freschi dell'anno, ecco. Il profumo che mi ha sempre attratto, diciamo che questo è il top per me della linea. Poi però anche il classico Clubman mi piace molto, mi piace molto anche il vaniglia, Clubman vaniglia, che è anche molto buono, solo che un po' leggerino, ma ha un odore molto buono e distinto. Non mi dispiace neanche Lilac Vegetal, che molti trovano aggressivo o comunque con degli odori di urina. Io sinceramente non ho questa impressione. È forte, però
È molto floreale, ha del muschio che è un muschio un po' retro, però comunque ha il suo effetto e poi col tempo sfuma e diventa un po' più bilanciato, il lato floreale e il lato mischiato. E poi il Citrus Mask è molto buono, questo vedo qua secondo me è il migliore di tutti i Glebman, anche perché è un po' più interessante, più caratteristico come rispetto a altri come ad esempio il Lime Sake, che è solo un prodotto fresco agrumato e non ha tante buone sfaccettature e dura molto poco. Invece Citrus Mask è un po' più permanente, un po' più interessante, un po' più evolutivo. E niente, e poi c'è il rum, però che non amo tanto la nota di rum, quindi non mi piace neanche. E, beh, più o meno questi sono il Clubman Musk, però non lo trovo granché, neanche quello, diciamo, somiglia molto a questo, però è ancora più, non ha questa nota molto interessante, cuoiata, un po' floreale, un po' più interessante, quello è tutto su un lato troppo cipriato, ecco, che non mi fa impazzire, non c'è quella nota di muschio interessante che forse c'è anche qui, ed è più una tonalità più cupa, ecco, non c'è tutto quel ciclato, mi dà un po' fastidio, in realtà. Alla fine ricordo alcuni profumi moderni che hanno questa, da uomo, che hanno questa nota ciclata che non mi fa sempre impazzire, ecco. Beh, questo è tutto, ragazzi. Il Clubman Special Reserve, un ottimo prodotto della Pinot. No, per me è migliore di tutti, piace tanto questo colore, piace tanto la sua permanenza, piace tanto la sua sfaccettatura e la sua qualità di essere ignorante, insomma, un po' come prodotto, ma anche molto classico, molto gentile, molto da gentleman, vorrei dire, ecco. Quindi questo è tutto, ragazzi. Un dopo barba di gran qualità e consiglio a tutti gli amanti del profumo classico. Anche che ricordi un po' Aramis, che ricordi un po' diciamo questi, mi dà quell'idea un po' di Aramis, che ricordi tanti prodotti degli anni 70-60, insomma, ecco, grazie e alla prossima.